Siamo in linea, siamo in onda. Pregherei il nostro ospite di contenere l'intervento in 10 minuti per dare modo ai deputati di porre delle domande, cui seguirà la replica dell'audito, che potrà in ogni caso inviare, qualora non l'avesse già fatto, un documento scritto qui alla segreteria della Camera dei Deputati perché venga pubblicato presso il sito internet. Quindi la parola a Costanzo Iannotti Pecci, Presidente di Confindustria Napoli, che è appunto in videoconferenza. Ha 10 minuti a sua disposizione, prego. Deve collegare il microfono, Presidente. Non si sente. Non va? Non la sentiamo. Lei mi sente? Presidente, lei mi sente? Sì, quindi è un problema vostro, non riuscite a collegarvi in audio? Magari li facciamo uscire ed entrare? Magari se proviamo Magari provate a scollegarvi e poi a ricollegarvi. Grazie. Dunque, Presidente, mi sente adesso? Il problema è che non sentiamo noi lei. Presidente, mi sente? Sì, adesso la sentiamo, prego. Ah, benissimo. Allora, Ok, prego. grazie, grazie. Allora, 10 minuti, prego. Grazie Presidente, ringrazio per l'opportunità che la Commissione ci dà, saluto i membri della Commissione e ringrazio ovviamente anche loro. Come prima precisazione, noi come Unione degli Industriali di Napoli, è cosa che abbiamo fatto ripetutamente nel corso dei mesi scorsi, confermiamo la nostra sostanziale contrarietà al disegno di legge che in tema di autonomia differenziata, soprattutto perché riteniamo che non rappresenti in ogni caso una priorità. Detto questo, cercheremo di dare il nostro contributo anche perché ci rendiamo conto che la dialettica democratica può portare all'approvazione del provvedimento e quindi il tentativo che noi vorremmo cercare di fare, lo faremo anche successivamente proponendo in sede di discussione anche facendo pervenire ai parlamentari anche delle proposte emendative. In primo luogo, la nostra convinzione è che con questo disegno viene meno l'eguaglianza in termini di diritti di cittadinanza e evidentemente quello che è fondamentale è garantire dei livelli uniformi delle prestazioni e non dei livelli essenziali. E nella parola uniformi rispetto ad essenziale c'è un po' la sintesi della nostra posizione. Peraltro riteniamo che l'esperienza, sia l'esperienza regionalista in maniera complessiva, ma anche tutto quello che è accaduto a valle della improvvida modifica del titolo quinto della Costituzione, avrebbe dovuto indurre maggiore prudenza nell'affrontare un tema così delicato e che anche nelle sue prime applicazioni, quelle proprio discendenti dalla modifica del titolo quinto, ha prodotto danni non banali al sistema paese. Tutto questo è stato poi ulteriormente aggravato dall'applicazione del criterio della spesa storica. In particolare la regione Campania
Da questo punto di vista risulta tra le regioni più danneggiate, più penalizzate da questo meccanismo, anche in funzione della condizione anagrafica che caratterizza la nostra regione. Ed anche per il fatto che, per esempio, l'esempio classico è stato citato più volte, quello degli asili nido, che nella nostra regione non prevedevano assegnazione di fondi in funzione del fatto che non ce n'erano. E quindi questo forse è l'aspetto che più di altri segnala quanto questa riforma, per quelli che sono gli aspetti anche di natura economica, determina. C'è poi una circostanza che ci preoccupa in maniera particolare, il tema dell'invarianza per le finanze pubbliche nel momento in cui dovesse essere approvato questo disegno di legge. Perché se invarianza significa che tutti quanti, che tutti i cittadini ovviamente devono poter godere dei medesimi diritti e dei medesimi servizi, ma in un quadro di invarianza tributaria significa che le regioni, e nello specifico la regione Campania, dovrà introdurre già nuove tasse. Se noi consideriamo che già oggi la Campania e i comuni della Campania sono tra quelli che applicano le maggiori addizionali, tutto questo capite quanto ci preoccupi e quanto preoccupi evidentemente anche il mondo delle imprese. Se poi si ragiona in termini di risorse assegnate, va da sé che a minori risorse assegnate corrispondono minori servizi e quindi tutto questo è del tutto incompatibile con una logica, di carattere, con la logica della coesione e con quella del superamento dei gap, infrastrutturali e non solo, ma anche in termini di politiche sociali. C'è poi un tema che per noi è centrale, il trasferimento di competenze strategiche alle regioni. Significa aumentare in maniera assolutamente significativa il gap. Trasferire competenze in materia di energie, porti, aeroporti, commercio estero. L'idea di avere 20 istituti per il commercio con l'estero ci lascia senza parole. Il tema dell'istruzione, la gestione di pezzi di grandi infrastrutture. Cioè, di fatto significa svuotare la logica stessa dello Stato-nazione e questo è oggettivamente inaccettabile. Cioè noi avremmo un cumulo di leggi e di normative diverse da regione a regione, ben oltre il quadro già oggi abbastanza schizofrenico che caratterizza il quadro delle norme di questo paese in funzione del regionalismo e dei danni e dei problemi che il regionalismo ha determinato. Il tema poi della compartecipazione al gettito aggraverà il divario. Visto e considerato che in ogni contesto regionale si dovrà fare riferimento al gettito fiscale raccolto. C'è poi un'ulteriore questione. Uno dei cavalli di battaglia di chi sostiene l'opportunità di introdurre questo nuovo quadro di norme è quello che determinerebbe una maggiore efficienza da parte delle regioni. Innanzitutto, questa maggiore efficienza non va dichiarata ma va dimostrata e probabilmente andrebbe fatta un'analisi in tema di compatibilità per tutti quanti i settori, di che cosa determinerebbe l'introduzione di questa normativa proprio sul piano della compatibilità economico-finanziaria, della sostenibilità sociale e della sostenibilità territoriale. Un ultimo aspetto. La domanda che noi ci poniamo è questa. Ma se c'è questa esigenza di andare verso un sistema in cui le regioni hanno sempre maggiori competenze, ma allora che senso ha continuare a mantenere in vita le regioni a statuto speciale? Coerenza vorrebbe che si superasse anche il tema delle regioni a statuto speciale, peraltro questione che, come ben sa la Commissione, come ben sanno i parlamentari, fu introdotta nell'immediato dopoguerra per dare risposte specifiche a problemi specifici che oggi non esistono più. Oggi, guardando soltanto all'Alto Adige, tra i cittadini della Regione Campania e le imprese della Regione Campania e i cittadini del Trentino Alto Adige e le imprese del Trentino Alto Adige, soltanto in termini di addizionale IRPEF in un caso e IRPEG nell'altro, ci sono oltre 2 punti di differenza. Questo grazie alle risorse straordinarie, o meglio, ormai diventate ordinarie, che vengono trasferite a quella regione come ad altre regioni in funzione del loro status di regioni a statuto speciale. Per cui, ripeto, questi sono i nostri argomenti. Su quest'ultimo
inviteremmo la Commissione ad una riflessione. Per il resto vi ringrazio e resto a disposizione per eventuali domande. La ringrazio Presidente, vi sono deputati che intendono rivolgere domande. Sì, vedo che c'è l'onorevole Alfonso Colucci. Se vi sono altri deputati me lo dicono subito. Intanto prego Colucci, provveda a rivolgere la domanda al presidente di Confindustria Napoli. Grazie Presidente. E chiederei al Presidente di Confindustria Napoli di illustrarci come in Italia potrà farsi impresa a seguito dell'autonomia differenziata, se lui ritenga che il processo dell'autonomia differenziata ritenga più difficile fare impresa in Italia. Immaginiamo che tutte le regioni chiedono l'autonomia differenziata, immaginiamo anche che solo alcune la richiedano e altre no, magari anche con funzioni diverse. Evidentemente noi avremo una serie di ordinamenti giuridici diversi che per le imprese che aspirano ad avere dimensioni ultraregionali, quindi infraregionali, naturalmente può determinare nella esecuzione dei lavori e delle opere una sovrapposizione normativa tra appunto normative regionali diverse che poi devono naturalmente intersecarsi con la normativa statuale di riferimento, che poi devono intersecarsi con la normativa europea di riferimento e su materie importanti come ad esempio la tutela dell'ambiente, la tutela e sicurezza del lavoro, quindi le imprese di grandi dimensioni, come possono gestire i processi lavorativi, la ricerca scientifica e tecnologica e sostegno all'innovazione per i settori produttivi. Pensiamo ad esempio al governo del territorio, quindi a diciamo, le attività di impresa che riguardino appunto il governo del territorio o la realizzazione o gestione di porti e aeroporti civili o le reti di trasporto e di navigazione. Oltre che alla produzione, il trasporto e la distribuzione nazionale di energia e la valorizzazione dei beni culturali, sono tutte materie queste passibili di diciamo, trasferimento. Allora volevo chiederle se lei ritenga che la mia analisi, che l'autonomia differenziata renderà più difficile le imprese svolgere le proprie attività e quindi anche meno competitivo il sistema economico italiano, se trovi una sua condivisione e se voglia sviluppare delle ulteriori riflessioni sul punto. Grazie. Beh, visto che non vi sono altre domande, prego il Presidente Jannotti Pecci di rispondere al collega Colucci. Prego. Ma io ringrazio l'onorevole Colucci e la sua linea è da noi condivisa pienamente. È una delle ragioni per le quali noi giudichiamo inopportuna e addirittura dannosa questa ipotesi di riforma. Perché finirebbe non solo per aumentare il gap in termini di competitività tra i vari sistemi economico-produttivi, ma impedirebbe lo sviluppo delle imprese su scala nazionale, perché evidentemente una differenza di regole sarebbe un ulteriore ostacolo alla crescita delle imprese, non solo. Ma probabilmente consentirebbe questa sorta di logica un po' subalterna che il sistema economico-produttivo del Mezzogiorno vive nei confronti di quello del Centro-Nord, senza dimenticarci che il Sud, il Centro-Sud, è oggi forse l'unica area nella quale il paese può registrare una crescita reale, non fosse altro che per questioni fisiche di spazio, per cui noi auspichiamo che vi sia sempre una sempre maggiore centralizzazione delle scelte strategiche per il paese e delle regole, in maniera tale che tutti possano avere il medesimo quadro di riferimento normativo, il medesimo quadro di riferimento finanziario. D'altro canto, ripeto, l'ho detto in apertura, l'esperienza regionalista si è dimostrata oggettivamente fallimentare, ha aumentato enormemente il gap tra centro-nord e sud. E con questa riforma questo gap inevitabilmente crescerebbe. Quindi noi condividiamo in pieno la linea che esprimeva adesso l'onorevole Colucci. La ringrazio Presidente, visto che non vi sono altre domande. Faremo pervenire, Presidente, il documento scritto alla segreteria della Commissione in maniera che possa essere
allegato agli atti parlamentari e naturalmente, se necessario, rimaniamo disponibili per ulteriori eventuali approfondimenti. La ringrazio Presidente, ringrazio quindi lei e chi le sta a fianco, che non so chi sia, però insomma saluto... Il direttore industriale, dottor Francesco Benucci. Paola, buongiorno. Lo salutiamo e quindi dichiaro conclusa l'audizione. Grazie. E sono le 14, abbiamo la seconda audizione, abbiamo Gimbe in videoconferenza. Inizierei subito se voi siete d'accordo. È già collegato Gimbe. Ok. Benissimo, allora diamo subito seguito alla seconda audizione con un leggero anticipo. Ringraziamo il presidente di Gimbe Cartabellotta, che vediamo già collegato in videoconferenza. Quindi saluti. L'ordine del giorno reca l'audizione informale appunto di un rappresentante di Gimbe, in questo caso appunto il presidente di Gimbe, Antonino Cartabellotta, sull'esame del disegno di legge 1665 del Governo approvato al Senato su disposizioni per l'attuazione dell'autonomia differenziata delle regioni a statuto ordinario. L'audizione consente la partecipazione da remoto dei parlamentari in videoconferenza, visto che non sono previste votazioni. Chiedo al Presidente Cartabellotta se ci autorizza ad andare in onda con la Web TV. Ci autorizza, Presidente Cartabellotta? Sì, autorizzo. Perfetto, quindi è in linea, in onda da questo momento. Pregherei il nostro ospite di contenere l'intervento in 10 minuti, per dare modo ai deputati che volessero porre delle domande appunto di poterlo fare, e poi quindi potremo dare a lei la replica. Nel frattempo le comunico che se vuole inviarci, salvo che non l'abbia già fatto, un documento scritto può farlo, inviandolo appunto presso la segreteria della Commissione, e questo documento sarà reso disponibile sull'applicazione per tutti i deputati. Io quindi la parola appunto ad Antonino Cartabellotta, presidente di Gimbe, che è con noi collegato in videoconferenza. Prego. Buon pomeriggio, grazie signor Presidente, onorevoli deputati, onorevole Ministro Calderoli. Io condivido la mia presentazione, comunico che ho già inviato il nostro report sulla autonomia differenziata in sanità. Noi già l'anno scorso, in occasione dell'audizione presso la Commissione Affari Costituzionali del Senato, qualche mese prima avevamo elaborato un report sul regionalismo differenziato in sanità. E come riportato in prima Commissione Affari Costituzionali del Senato circa esattamente 10 mesi fa, avevamo sostanzialmente ribadito la necessità di escludere la tutela della salute dalle materie su cui le regioni possono richiedere maggiori autonomie, perché la loro attuazione finirebbe per assestare un colpo di grazia al Servizio Sanitario Nazionale. La settimana scorsa, in occasione della data iniziale fissata per la mia audizione, abbiamo pubblicato questo report, aggiornandolo ovviamente alla situazione attuale, aggiungendo delle ulteriori analisi, e sostanzialmente il contenuto della mia audizione vuole ribadire quali sono le motivazioni che noi abbiamo individuato previe accurate analisi per sostenere anche nell'audizione odierna questa nostra posizione. La prima motivazione è legata a una profonda crisi di sostenibilità del Servizio Sanitario Nazionale, basato, come sappiamo, fondato nel 1978 su principi di universalità, di uguaglianza e di equità, ma che purtroppo oggi le cronache ci restituiscono altre parole chiave che condizionano non più l'organizzazione dei servizi sanitari, ma la qualità di vita, il portafoglio e la vita quotidiana sostanzialmente di 60 milioni di persone. E dal punto di vista, diciamo, squisitamente finanziario, siamo, come vedete, andati indietro rispetto alla spesa sanitaria pubblica pro capite della media dei paesi europei a partire dal 2010 fino a raggiungere nel 2022 un gap di circa 830 euro pro capite, che su base della popolazione corrisponde a circa 47-48 miliardi. E come sappiamo bene, nei prossimi anni, al di là degli incrementi assoluti rispetto al rapporto spesa sanitaria PIL, dal 2023 al 2026 perderemo mezzo punto percentuale di PIL. Quindi non si intravede nel medio periodo un rilancio del finanziamento pubblico in sanità. La seconda motivazione è legata alla decisione della CLEP di non definire, di non determinare i livelli essenziali delle prestazioni.
giustificando questa scelta con la logica, diciamo, affermazione che in sanità esistono già i livelli essenziali di assistenza. Noi ribadiamo a questa aspettabile commissione però che ai LEA non corrisponde alcun fabbisogno finanziario, perché il riparto del fabbisogno sanitario nazionale, come sappiamo, avviene secondo criteri di popolazione residente, in parte pesata per età, e ovviamente indipendente dal raggiungimento o meno dei LEA. E questa, a nostro avviso, è una pericolosa scorciatoia rispetto alla necessità di garantire LEP rispetto a quanto previsto dalla Carta Costituzionale, perché è evidente che senza definire, finanziare e garantire in maniera uniforme i LEP su tutto il territorio nazionale, sostanzialmente è impossibile riallineare tutte le regioni e quindi ridurre le diseguaglianze regionali. La terza motivazione è quella che parte proprio dal tema delle diseguaglianze regionali, che oggi non identifica soltanto dei divari o dei gap tra regioni, ma quella che abbiamo definito una vera e propria frattura strutturale nord-sud, e che è documentata da vari dati. Il Ministero della Salute dal 2010 al 2019 ha monitorato le performance dei livelli essenziali di assistenza delle regioni attraverso uno strumento chiamato Griglia LEA, su cui noi nel 2022 abbiamo fatto una valutazione decennale. E come gli onorevoli deputati possono rilevare da questa slide, l'Italia è sostanzialmente spaccata in due. Di fatto, nei primi due quartili, quelli che hanno un adempimento ai LEA superiore al 76,7%, non c'è nessuna regione del centro-sud. Qua, ecco, fotografiamo il decennio 2010-2019, quello caratterizzato dai grandi tagli e mancati finanziamenti al Servizio Sanitario Nazionale, e vedete che nessuna regione, un po' delimitata dalla linea gotica del centro-sud, si colloca nei due quadranti verdi. E l'ultima valutazione, adesso è cambiata la pagella, mi si permetta la metafora scolastica del Ministero della Salute, si chiama nuovo sistema di garanzia. Abbiamo soltanto 14 regioni adempienti ai livelli essenziali di assistenza, di cui solo 3 del sud, che occupano le ultime 3 posizioni delle regioni adempienti. E come potete ben vedere, la cartina, a parte il Lazio che è diventato di colore verde chiaro, sostanzialmente non si è modificata. Ci sono anche delle differenze importanti in conseguenza di queste performance basse di qualità dei servizi sanitari regionali su quello che è l'indicatore principale, ovvero sia l'aspettativa di vita alla nascita. Come loro possono notare da questo grafico tratto dai dati 2022, dati 2022 dell'Istat, tutte le regioni del sud, le 8 regioni del Mezzogiorno, si trovano sotto la media nazionale per aspettativa di vita, e tra la Campania, che è ultima, e la provincia autonoma di Trento, che è prima, ci sono 3,2 anni di differenza di aspettativa dalla nascita. Se noi avessimo guardato questa classifica circa 25-30 anni fa, le posizioni erano sostanzialmente ribaltate, ovvero sia il centro-sud ha perso, diciamo, quelli che erano i grandi vantaggi acquisiti grazie alla dieta mediterranea, alla mancanza di inquinamento, a tutta una serie di determinanti di salute sull'aspettativa di vita alla nascita. È evidente che queste performance differenti hanno un altro indicatore importante, quello della mobilità sanitaria. Se loro vedono quelli che sono i dati sulla mobilità sanitaria di 12 anni, 2010-2021, nei primi 3 posti per saldo positivo si trovano le 3 regioni che hanno richieste le maggiori autonomie, e 13 regioni, quasi tutte del centro-sud, hanno accumulato in questi 12 anni un saldo negativo pari a 14 miliardi. Se guardiamo l'ultimo anno disponibile, quindi quello relativo al 2021, potete vedere benissimo che la cartina sostanzialmente si sovrappone a quella delle performance dei LEA, e soprattutto che le 3 regioni che hanno già sottoscritto i preaccordi ai tempi del governo Gentiloni per le maggiori autonomie sostanzialmente raccolgono quasi il 94% del saldo positivo del paese. Ultimo elemento che abbiamo voluto riportare nel nostro rapporto sulle diseguaglianze: ci sono grandi differenze tra le regioni rispetto a quelli che sono il raggiungimento degli obiettivi del PNRR. Ve ne cito un paio. Il primo è quello che riguarda gli obiettivi sull'assistenza ai pazienti over 65 da assistere in assistenza domiciliare integrata. Vede come regioni come Emilia-Romagna, Toscana, Veneto devono dal 2019 incrementare di circa il 30-50% questi pazienti. Nelle regioni del centro-sud siamo a percentuali che raggiungono le 3 cifre. E per quello che riguarda la dotazione di personale infermieristico, la maggior parte delle regioni del sud c'è un numero di infermieri nettamente inferiore alla media nazionale, che come sappiamo è ben al di sotto della media OCSE, e questo ostacola l'attuazione della riforma territoriale rispetto a quella che è la figura dell'infermiere di famiglia.
Il quarto punto riguarda il potenziale impatto delle maggiori autonomie. Ci sono due considerazioni di carattere generale. È ovvio che la possibilità di richiedere maggiori autonomie su qualsiasi ambito relativo alla materia della salute e tutela della salute rende impossibile prevedere tutte le potenziali conseguenze. E a nostro giudizio i vincoli definiti per le varie autonomie sono molto riduttivi, sono di fatto gli unici due con cui lo Stato monitora le performance regionali, ovvero sia il rispetto dei LEA e dei vincoli di bilancio. Senza voler entrare nel merito dettagliato delle singole autonomie che fanno parte dei preaccordi, è evidente che alcune di queste porterebbero a degli importanti squilibri tra regioni, cito in particolare quella che può essere una maggiore autonomia in termini di gestione del personale piuttosto che di governance degli enti del servizio sanitario regionale, che potrebbero anche portare a delle diseguaglianze intraregionali piuttosto che a spostamento importante di risorse e di assistenza verso la sanità privata. Ci sono anche dei rischi delle regioni del nord che non sono ovviamente oggi in condizione di poter aumentare in maniera illimitata la produzione sanitaria. In che senso? Un ulteriore indebolimento del centro-sud in conseguenza di quelle che sono le maggiori autonomie rischia di aumentare, diciamo, in maniera non controllata la mobilità verso il nord, peggiorando l'assistenza sanitaria per i residenti. Mi si permetta di far notare questo dato, che la Lombardia è di fatto la prima regione nel 2021 per mobilità attiva, ma è anche al secondo posto per mobilità passiva, quindi un po' come se l'eccesso di attrazione finisse poi per far sì che un numero importante di cittadini residenti finisce per andarsi a curare fuori regione. Poi c'è il tema dei piani di rientro e commissariamento, che fa sì che oggi tutte le regioni del centro-sud, a parte, diciamo, la Basilicata, si trovano in piano di rientro o addirittura, come Calabria e Molise, commissariate, e questo non consente loro di richiedere nessuna maggiore forma di autonomia perché hanno già le cosiddette ganasce da parte, diciamo, del meccanismo dei piani di rientro. In ultimo, gli obiettivi del PNRR, nel senso in cui il PNRR, come sappiamo, persegue come obiettivo trasversale a tutte le missioni quello del riequilibrio territoriale e il rilancio del Sud come priorità trasversale, e l'impianto normativo, a nostro giudizio, contrasta il fine ultimo del PNRR, che dovrebbe accompagnare il processo di convergenza tra Sud e Centro-Nord, quale obiettivo di crescita economica del Paese. Di conseguenza, alla luce di queste sette motivazioni, che sono ampiamente dettagliate e spiegate nel nostro report, ribadiamo a questa aspettabile Commissione che in sanità l'autonomia differenziata legittimerà normativamente i divari tra Nord e Sud, e ritenendo inaccettabile violare il principio costituzionale di uguaglianza dei cittadini nell'esercitare il diritto alla tutela della salute, ribadiamo la necessità di espungere la tutela della salute dalle materie su cui le regioni possono richiedere maggiori autonomie. Grazie. Grazie a lei, Presidente Cartabellotta. Abbiamo qui con noi comunque il documento che lei ci ha inviato. Vi sono domande da parte dei deputati. Si vedo l'onorevole Alfonso Colucci del gruppo Movimento 5 Stelle e l'onorevole Saracino, chiedo scusa, del Partito Democratico. Cominciamo innanzitutto con Colucci e poi con Saracino, prego. Grazie Presidente. Presidente Cartabellotta, la ringrazio per la sua illustrazione. Le volevo chiedere, sempre riferendomi al tema della sanità, ma da un'altra prospettiva, la prospettiva della formazione. Noi sappiamo che anche la formazione, l'istruzione, ma anche le professioni sono materie oggetto di possibile trasferimento ed evoluzione. Allora, prendiamo il caso della programmazione dell'offerta formativa dei professionisti in sanità, parliamo di personale medico e paramedico. Se, diciamo, a nostro giudizio, se venisse regionalizzata, quindi trasferita alle regioni, noi potremmo avere regioni che programmino una maggiore offerta formativa ed altre che invece programmano una minore offerta formativa. Naturalmente, però, un medico, una volta debitamente formato, potrà spostarsi da una regione all'altra, ed è evidente che qualora l'autonomia si estenda anche ai contratti, le regioni che potranno pagare di più avranno professionisti più bravi, più formati di quelle che invece potranno pagare meno. Allora, a me sembra che questo sistema potrà provocare un ulteriore aggravamento del problema della sanità in Italia e determinare un maggior divario tra le regioni ricche, che potranno investire di più nella formazione, regioni meno ricche, le quali potranno investire meno nella formazione e pagare meno i medici e il personale paramedico. E questo influirà, da una diversa prospettiva rispetto
rispetto a quella che lei ci ha così ampiamente illustrato, influirà negativamente proprio sull'esercizio del diritto fondamentale alla salute, conclamato dall'articolo 32, tradotto, come lei ci ha illustrato, in un sistema definito espressamente universale, uguale ed equo. Vorrei gentilmente le sue osservazioni in merito. Grazie, Presidente. Grazie a lei, onorevole Colucci. Prego, onorevole Sagacino. Grazie, Presidente. No, la mia domanda è molto in linea con quella fatta dal collega Colucci, partendo però da una considerazione che è emersa nel rapporto e che secondo, chiedo anche se può essere un po' più approfondita rispetto agli effetti della, che possono aversi nei confronti del sistema sanitario del Nord. Perché a me pare abbastanza evidente, come è stato detto anche molto bene nel rapporto, che nel momento in cui noi pregiudichiamo la sanità del Mezzogiorno, avendo già un fenomeno molto forte, che è quello appunto del cosiddetto, tra virgolette, turismo sanitario, cioè persone che sono costrette ad andarsi a curare al Nord, noi in realtà stiamo anche in qualche modo ledendo il diritto dei cittadini del Nord di curarsi, perché le liste d'attesa anche del Nord in quel caso si allungano. Dopodiché la domanda è, a proposito, diciamo, della possibilità da parte delle regioni a quel punto di poter avere dei contratti particolari nei confronti appunto del personale sanitario, quanto la possibilità appunto di avere per ogni regione di fatto un contratto per il personale sanitario, oltre ad incentivare quello che è un'altra emergenza, ovvero la fuga di centinaia di migliaia di ragazzi dalle regioni del sud costretti ad emigrare altrove, ma quanto può pregiudicare questa possibilità di avere di fatto un personale sanitario che venga pagato in maniera differente regione per regione, quanto questo può pregiudicare ulteriormente la sanità del Mezzogiorno? E poi l'onorevole Cuperlo, anche lui del gruppo PD. Prego. Grazie Presidente, grazie al dottor Cartabellotta per la sua esposizione molto chiara. Io desidero anche approfittare dell'occasione per ringraziare il Ministro Calderoli per la sua costante presenza e attenzione in questo ciclo di audizioni. E mi permetto di avanzare questa richiesta, che so non essere assolutamente dovuta, obbligata, ma alla luce della chiarezza espositiva della relazione del dottor Cartabellotta, forse sarebbe interessante in questa commissione poter ascoltare una, diciamo, valutazione da parte del Ministro sulle osservazioni di merito molto puntuali che abbiamo ascoltato anche in relazione al dettato costituzionale, di modo da poter consentire poi al dottor Cartabellotta di tenere conto anche di queste valutazioni da parte del Governo. Se questo rientra nella cortesia del Ministro sarebbe apprezzabile e molto interessante, credo, per tutti noi membri della commissione. Grazie. Sì, no, allora, sulla richiesta dell'onorevole Cuperlo, ovviamente in discussione generale questo sarà permesso. Adesso siamo in audizione. Prego il Presidente Cartabellotta di rispondere alle domande che le sono state rivolte. Grazie. Sì, la risposta a una domanda unica, sia quella dell'onorevole Colucci che dell'onorevole Saracino, è la questione della gestione del personale. È evidente che le maggiori autonomie possono introdurre differenti, diciamo, livelli di diseguaglianze. La prima assegnando un numero maggiore di borse di studio per le scuole di specializzazione piuttosto che per i corsi contratti di formazione specifica per i medici di medicina generale, quindi determinando una sorta di offerta asimmetrica, anche perché noi sappiamo bene che le borse regionali sono vincolate poi a rimanere a lavorare all'interno di quella regione. E la seconda tipologia di elemento, diciamo, di diseguaglianza è legata al fatto che differenti modalità di contrattazione collettiva gestite a livello regionale potranno offrire condizioni più vantaggiose e quindi favorire lo spostamento di professionisti da un sud, da un mezzogiorno che è fortemente già depauperato anche in conseguenza dell'attuazione dei piani di rientro, o verso le regioni del nord. L'altra domanda riguardava i potenziali rischi per le regioni del nord. Noi abbiamo fatto una serie di valutazioni, ecco l'esempio della Lombardia credo che sia abbastanza evidente. Noi oggi ci troviamo con un servizio sanitario nazionale in crisi anche nelle regioni più performanti, l'Emilia Romagna, la Lombardia, il Veneto, ma anche un po' tutte le ricche regioni del nord, per tutta una serie di motivazioni che ovviamente esulano da quello che è un po' l'oggetto di questa discussione. E la capacità produttiva di prestazioni sanitarie da parte delle ricche regioni del nord non è ovviamente illimitata. Inevitabilmente un eccesso di mobilità a causa dell'ulteriore indebolimento da parte delle regioni del sud potrebbe paradossalmente mettere in difficoltà le stesse regioni del nord che acquisiscono le maggiori autonomie, ma proprio per il fatto che la produzione sanitaria non può essere limitata, anche perché per una serie di meccanismi
quindi poi la regione finisce spesso per avere un maggiore guadagno economico da parte della persona che a parità di prestazione viene dalla mobilità piuttosto che dai cittadini residenti, quindi si rischia, diciamo, di alimentare un cortocircuito per cui io favorisco il paziente in mobilità e sfavorisco il mio cittadino residente. È chiaro che se dovessimo avere degli ulteriori dati su queste tematiche ovviamente li renderemo pubblici come tutte le nostre analisi sul Servizio Sanitario Nazionale. Bene. Io la ringrazio. A questo punto, non essendovi altre domande, ringrazio ovviamente il nostro ospite, il Presidente Cartabellotta. Abbiamo acquisito già la sua relazione, che ovviamente è agli atti della Commissione, quindi visionabile da parte di tutti i parlamentari, e dichiaro conclusa l'audizione. Grazie. Grazie a voi. Grazie a lei, Presidente.
Via, siamo in onda. Pregherei i nostri ospiti di contenere l'intervento entro, sì, certo, entro 10 minuti, per dare modo ai deputati di porre delle domande, cui seguirà la replica degli auditi, e comunque è sempre suggerito agli auditi di inviare un documento scritto che sarà poi inserito, pubblicato sul sito internet della Camera, in modo tale che i deputati possano prenderne visione. Do quindi la parola al dottor Guido Quici, presidente della Federazione Cimo Fesmed. Prego, a 10 minuti a sua disposizione. Buongiorno, grazie Presidente, grazie dell'invito. Noi il documento l'abbiamo predisposto e inviato ieri, quindi se ci sono problemi magari lo reinviamo. Però sì, eccolo qui. Benissimo. Ah, perfetto, grazie. Allora, io sono il presidente della Federazione Cimo Fesmed, che rappresenta 16.000 medici del mondo della sanità pubblica, ma anche del mondo della sanità privata. Oggettivamente devo dire di autonomia nell'ambito regionale, nell'ambito della sanità, di fatto già c'è, perché lo vediamo tutti i giorni nelle varie organizzazioni diverse tra regione e regione, addirittura tra azienda e azienda. Ed il Covid ha dimostrato ulteriormente una serie di eventi peggiorativi, ma noi partiamo anche da una considerazione che ci sono stati 38.000 posti letti in meno negli ultimi 10 anni, quindi tagli molto pesanti al servizio sanitario pubblico, con 78 milioni di prestazioni ambulatoriali in meno e 2 milioni e mezzo di ricoveri ordinari di ospedale in meno. Tutto questo è da affidare, almeno dal nostro punto di vista, da ricollegare a un effetto combinato derivante dall'aziendalizzazione della 502, che non è stata capace di imporre i propri livelli essenziali uniformi di assistenza, che poi sono diventati livelli essenziali di assistenza, con la modifica al titolo quinto della Costituzione, perché il tutto è intervenuto durante una crisi finanziaria, quelle degli anni dell'inizio del 2000, dove la legge finanziaria 311 del 2005 ha determinato poi i cosiddetti piani di rientro. In realtà questo effetto combinato, dal nostro punto di vista, ha fatto sì che sia l'articolo 32 della Costituzione, ma soprattutto la legge 833 del 78, non ha permesso l'obiettivo che era il superamento degli squilibri territoriali e condizioni socio-sanitarie del Paese. In realtà il piano di rientro, che era oggettivamente necessario per tante regioni, è diventata una prolungata cristallizzazione dell'offerta sanitaria, e questa cristallizzazione ha compromesso i principi di universalità, equità di accesso alle cure. Addirittura, dal nostro punto di vista, il piano di rientro si è trasformato da strumento tecnico ad uno strumento politico, sia nelle modalità di ripartizione del Fondo Sanitario Nazionale che nell'adempimento dei LEA, e questo ha determinato un processo involutivo dove è aumentato il gap tra regioni del sud e del nord, che ormai si trascina da oltre 20 anni, e il mancato rilancio è legato soprattutto alla mancata prevenzione secondaria e terziaria, cioè non si fa diagnosi precoce. E tutto questo poi ha portato un aumento della mobilità passiva dal sud verso il nord, quantificato in circa 4 miliardi e mezzo a favore prevalentemente di Lombardia, Emilia Romagna e Veneto. Quindi si è determinata quella sanità che noi chiamiamo diseguale, dove l'aspettativa di vita alla nascita è 3,2 anni in meno nella Campania rispetto alla provincia di Trento. La mortalità evitabile è aumentata tra le varie regioni, c'è una deprivazione materiale e sociale, e quindi sono aumentate anche le morbilità. Tralascio un attimino lo stato dell'arte della missione 6, dove ovviamente gran parte delle regioni sono in grosso affanno, e che determina la mancata applicazione di M77, quindi l'organizzazione territoriale che dovrebbe favorire la deospedalizzazione. Abbiamo poi trasmesso delle tabelle riepilogative. Ma quello che noi riteniamo importanti sono i 5 limiti dell'applicazione di questo decreto di legge. Innanzitutto i tempi per la definizione e quantificazione dei LEP, passando un po' dall'esperienza dei LEA emanati nel 91, aggiornati nel 2017 e non ancora uniformi su tutto il territorio nazionale in termini quali quantitativi, questo è il primo aspetto che vogliamo evidenziare. Il secondo è il divieto di maggiori oneri a carico della finanza pubblica, e questo potrebbe andare anche bene. Il problema è che sta nella spesa storica, che è troppo bassa in alcune regioni e che è la causa della mobilità sanitaria, che la Corte dei Conti ha individuato in 14 miliardi di euro alle regioni del sud negli ultimi 10 anni.
Poi la diversa capacità fiscale delle regioni, cioè le regioni che hanno un gettito fiscale molto più elevato, ovviamente possono offrire più servizi, stipendi elevati, lo vedremo con la contrattazione regionale, e quindi c'è un'ulteriore discriminazione tra regione e regione. Poi l'autonomia prevede una contrattazione regionale, quindi il rischio di venir meno quella nazionale, che provocherà ovviamente la mobilità di tanti professionisti sanitari. Già oggi gli stipendi sono diversificati, faccio esempio del Trentino, dove la retribuzione risultato è 13.000 euro all'anno, in Umbria è appena 800 euro all'anno pro capite. E quindi siamo preoccupati anche di quest'altro aspetto. E poi le maggiori autonomie legate al sistema tariffario, ai rimborsi, alla compartecipazione della spesa sanitaria potrebbero ulteriormente determinare una diseguaglianza nell'accesso alle cure. Quindi, in sintesi, almeno per quanto ci riguarda, attualmente non ci sono quelle condizioni economiche che permettono a tutte le regioni di partire tutti dallo stesso nastro di partenza. Se partissimo tutti in maniera uguale, allora già sarebbe un po' diverso il discorso. L'altro aspetto è che noi riteniamo sempre, ma questo è da sempre, lo riteniamo, che il Ministero della Salute debba riacquisire un ruolo centrale in alcuni ambiti. Purtroppo non si è visto durante il Covid, non si è visto né prima e né dopo, e questo è molto importante, ridare allo Stato quella competenza che può essere, non deve essere concorrente, perché solo diciamo, una competenza esclusiva dello Stato potrà garantire, almeno tentare di garantire, di sanare quelle differenze che attualmente si registrano a livello territoriale, nelle strutture ospedaliere e naturalmente nell'accesso alle cure. Credo di essere stato abbastanza rapido, tanto avete il documento, quindi sono a disposizione per ogni chiarimento. La ringrazio Presidente, abbiamo comunque, come giustamente ricordava lei, il suo documento. A questo punto passiamo direttamente al dottor Alessandro Grimaldi, che io tra l'altro ben conosco essendo abruzzese, coordinatore della conferenza dei regionali a Nava, a cui do la parola, 10 minuti, dottor Grimaldi. Inutile ricordare che io sono il coordinatore dei segretari regionali, quindi un po' il polso della situazione. La NAO Assomed è, diciamo, la principale associazione dei medici ospedalieri e oggi sostituisco il nostro segretario nazionale Pierino Di Silverio. Ma Presidente, cioè, questo mi fa piacere che qui ci sia anche l'onorevole Calderoli, ma questo disegno di legge che indubbiamente Ministro avrà Gabriele. il ministro Calderoli. Che indubbiamente diciamo, mette a fuoco alcune problematiche, però nella sostanza è stato definito con varie definizioni, dallo spacca Italia alla secessione dei ricchi nei confronti dei poveri e così via. Purtroppo, diciamo, queste definizioni parzialmente ci trovano d'accordo, perché ma non c'era bisogno di queste definizioni per individuare le problematiche che già abbiamo in Italia. Purtroppo, già come ha già detto il dottor Quici, la divisione dell'Italia in due o forse in tre c'è già. Basti pensare che l'attesa di vita di oggi di un cittadino della Calabria è mediamente 4, addirittura alcuni parlano di 6 anni rispetto a quelli di un cittadino del Trentino. Ma non solo, la speranza di vita in buona salute, che secondo me fotografa meglio anche l'efficienza e l'efficacia dei vari sistemi, addirittura è di 20 anni. Cioè chi nasce al sud purtroppo sopravvive e vive male. Insomma, ecco, questa è la sostanza. Indubbiamente c'è una mortalità infantile che doppia. Pure questo, diciamo, è un altro dato che non fa onore al nostro paese, insomma. Per cui con una fotografia di questo tipo, in cui la spesa sociale a Bolzano è 583 euro e a Messina è solo 53, beh, insomma, forse qualche problema lo abbiamo. Abbiamo un problema serio, perché poi il problema sanitario, come lei mi insegna, si interseca con altre problematiche. Le faccio un esempio, il turismo. Abbiamo difficoltà a reperire medici un po' in tutto il territorio italiano, ma in alcune realtà l'assenza del medico o l'assenza di servizi limita l'offerta turistica. Lei conosce Scanno, che è uno splendido paese, bellissimo, immortalato da Cartier-Bresson, che è uno dei massimi fotografi, e lì c'è il problema a reperire un medico.
un paese meraviglioso. È stato anche il ministro a Scanno. Quindi si può rendere conto. Però andare oggi, chi è che va a Scanno? Soprattutto, diciamo, una clientela di un certo tipo, con una certa età, magari che ha anche possibilità di spendere, ma in una realtà dove poi non c'è il medico, non c'è un ambulatorio, non c'è nulla, e per collegarsi al primo ospedale a Sulmona addirittura c'è una strada che è quella tracciata nel Medioevo, le gole del Sagittario, che lei conosce bene. Chiaramente dei problemi ci sono. E allora, di fronte a questa cosa, noi già abbiamo una situazione che, come ricordava il dottor Quici, è drammatica, che fa sì che ogni anno le regioni del sud finanziano con 14 miliardi le regioni del nord. C'è già di per sé una mobilità passiva, c'è già di per sé un problema serio. Se si dovesse arrivare a trattenere il gettito fiscale, io cito i dati Svimez, ma ad esempio le tre regioni più importanti, l'Emilia Romagna, il Veneto e la Lombardia, dovessero trattenere 6-9 miliardi, così come nei preaccordi del governo Gentiloni, le prime imprese, noi ci troveremo di fronte, diciamo, da una parte a un sistema che si arricchisce, ben venga, per carità, ma dall'altra ci troveremmo di fronte a un sistema che si impoverisce. Allora, chiedere alle regioni del sud di essere più efficienti non è un male, cioè ci mancherebbe. Ma bisogna capire come andiamo a chiedere, se in questo momento tutto ciò è sostenibile. Io credo che in questo momento non è più sostenibile. Perché? Perché noi abbiamo una spesa, diciamo, che non è altissima. Noi spendiamo poco più del 6%, 6,4, 6,5 del PIL. Non credo che potremmo fare grandi cose, perché incombe il patto di stabilità. E lei mi insegna che con un patto di stabilità europeo che incombe, la possibilità, diciamo, di fare spese extra è veramente difficile. Con il nostro debito pubblico, per cui anche andare a definire i LEPS e finanziarli, come si fa? Cioè, questa è la domanda che noi ci poniamo. Ci sono in questo momento fondi per finanziare i LEPS, e il sistema di perequazione, che dovrebbe essere un sistema costituzionalmente garantito, che fine fa? Cioè, un sistema equo deve garantire, diciamo, costituzionalmente lo stesso livello di salute a tutti i cittadini italiani. Per cui, di fronte a queste cose, vedi, durante la riunificazione della Germania c'è stato un grosso sforzo, perché dall'Ovest sono state trasferite ad est enormi risorse per far sì che quei paesi potessero colmare quel gap storico dovuto, diciamo, al regime dittatoriale che li aveva ridotti un po' in condizioni pietose. Però nello stesso tempo io le garantisco che in questo momento questa riforma non piace, non piace a noi medici e non piace a nessuno, le dico la verità, neanche ai miei colleghi del nord. Si immagini cosa dovesse succedere, l'ha detto anche il dottor Quici, se dovessimo andare verso dei sistemi dove alcune regioni possono pagare meglio i medici o gli infermieri. Cosa succederebbe? Che molti dei nostri migliori professionisti andrebbero al nord, andrebbero alle regioni migliori. Quindi a questo punto si creerebbe un divario ancora maggiore di quello che già c'è tra le regioni meridionali e le regioni settentrionali. Cioè si aprirebbe un problema serio. Io credo che i problemi siano altri, tante cose le ha dette già il dottor Quici, quello che dovevamo dire l'abbiamo anche scritto in maniera dettagliata in questo documento, ma credo che in questo momento in cui, ministro Calderoli, andiamo a finanziare con un ponte sullo stretto di Messina per unire, diciamo, con 14 miliardi, per unire il sud al centro e al nord, io non vorrei che invece dividessimo ancora di più il sistema sanitario delle regioni, soprattutto centro-meridionali, che in questo momento sono oggettivamente in difficoltà, e che quindi una cristallizzazione già di per sé di questa situazione le rende estremamente difficile la situazione. Per cui noi siamo fermamente contrari a questo tipo di riforma, perché penso che aggravi i problemi della sanità italiana. Grazie Presidente Grimaldi, coordinatore della conferenza dei regionali a Nao. Chiedo ai deputati presenti se intendono rivolgere domande.
C'è il deputato del Movimento 5 Stelle, Alfonso Colucci, prego, a lei la parola, poi se c'è qualcun altro me lo dica. Grazie Presidente, mi rivolgo ad entrambi gli auditi, sia al Presidente Quici che al Dottor Grimaldi. Noi sappiamo che ci sono delle funzioni che sono funzioni non LEP, sono extra LEP. Per le funzioni extra LEP sarebbe possibile procedere al trasferimento delle intese, al trasferimento delle funzioni a mezzo della stipulazione delle intese Stato-Regione immediatamente, senza dover attendere la determinazione dei LEP, senza dover attendere il loro finanziamento. E tra le funzioni che chiameremmo extra LEP ci sono quelle, ricordo, per quanto riguarda la sanità, la gestione e la retribuzione del personale, c'era già stato un accenno su questo tema, la regolamentazione dell'attività libero professionale, l'accesso alle scuole di specializzazione, le politiche tariffarie, la valutazione di equivalenza terapeutica dei farmaci, l'istituzione e la gestione di fondi sanitari integrativi. Queste sono tutte materie che sarebbero trasferibili immediatamente a prescindere dalla determinazione, per non dire poi del finanziamento, dei LEP. Allora io mi chiedo come la mia idea, la nostra idea è che questo non possa che aprire degli spazi assolutamente impropri di differenziazione territoriale. E, con riferimento poi particolare alle politiche pubbliche sulla sanità, a nostro giudizio questo apre un divario che è drammatico, non solo che costituisce espressa violazione di norme costituzionali, ma anche che determina un impoverimento del diritto primario alla sanità da parte dei cittadini e il depauperamento dei territori che sono meno performanti oggi, contraddicendo la necessità di politiche perequative. Allora io, che sono poi disposte dalla Costituzione all'articolo 119, quindi configura plurime violazioni della Costituzione, allora volevo chiedervi da un lato se poteste illustrarci meglio questo tema di come le materie non LEP influiscono sul settore sanitario e in secondo luogo se poteste illustrarmi anche l'interrelazione tra le materie LEP e le materie LEA nell'ambito sanitario, quella seconda parte che invece richiederebbe la previa determinazione al fine della stipulazione delle intese. Grazie ad entrambi. Grazie, vi sono altri deputati che intendono rivolgere domanda? Mi pare di no, neanche da remoto, pertanto prego il dottor Quici prima e il dottor Grimaldi poi di rispondere al collega Colucci, prego. Grazie della domanda. Ma noi partiamo da un presupposto, noi partiamo dai livelli essenziali uniformi di assistenza ai livelli essenziali di assistenza per arrivare ai livelli essenziali di prestazioni. Quindi c'è un'involuzione del servizio sanitario pubblico che è sotto gli occhi di tutti e che, agganciato poi al fatto che già i LEA sono sottostimati e poco applicati, se ci aggiungiamo poi i LEP, diventa ancora più complessa la situazione, ma soprattutto diventa più variegata. In realtà, se ci andiamo a riflettere, noi ci troviamo di fronte a una serie di strutture, soprattutto quelle del sud, ma anche molte del centro e alcune del nord, non dobbiamo dimenticarlo, che non sono in grado di garantire la prevenzione secondaria e la prevenzione terziaria. Cioè, io non riesco a fare prestazioni per poter prevenire il diabete, per dire la prostata o per dire il carcinoma della mammella, ma faccio degli esempi così molto superficiali, e non sono neanche in grado di garantire il follow up di persone oncologiche perché ci sono dei tempi di attesa particolarmente lunghi. Poi c'è il discorso della libera professione, come si diceva. È chiaro, ci sono delle norme contrattuali trasversali e nazionali applicate su tutto il territorio nazionale, però spesso si vengono a creare delle disparità perché chiunque sa perfettamente che in sanità è l'offerta che genera la domanda e nell'offrire, nell'aumentare l'offerta emergono i bisogni espressi ma anche i bisogni inespressi. I quali bisogni inespressi, che spesso non si vedono ma si possono realizzare attraverso la prevenzione secondaria, sono quelli che poi determinano quelle patologie croniche che hanno un elevatissimo costo e che tendono a gravare sul bilancio dello Stato. Ecco, ora il discorso degli extra LEP.
Certo, le regioni le possono adottare, alcune le stanno adottando, ma quello che si sta verificando è l'aumento dell'out of pocket, i famosi 40 miliardi, e anche l'anarchia dal nostro punto di vista della sanità integrativa, dove non ci sono ancora delle regole precise, dove molto spesso la sanità integrativa inizia a diventare sanità sostitutiva perché le aziende e le regioni non sono in grado di dare ai cittadini quello che gli spetta. Quindi è una riflessione molto più approfondita che andrebbe fatta alla luce, appunto di questo decreto, che parte da una, base molto bassa, cioè da una scarso finanziamento del Servizio Sanitario Nazionale. E chiaramente io immagino che mi potreste dire che mai come in questo momento il Fondo Sanitario Nazionale è più elevato, però in realtà, se andiamo a riflettere, questo aumento c'è stato ed è stato legato l'ultimo ai rinnovi contrattuali. Quindi, se le regioni, alcune del sud, hanno un tasso di posti letto il più basso d'Italia, la cui Italia ha un tasso di posti letto più basso d'Europa, provate a fare un poco di conti rispetto ai tempi di attesa e ci accorgiamo che i cittadini non hanno proprio accesso alle cure. Grazie, dottor Quici. Prego il dottor Grimaldi se volete fare Sì, anche lei una risposta. fondamentalmente qui ci ha già spiegato molto bene la problematica. Chiaramente lei ha fatto accenno anche al discorso del personale, quindi diciamo del finanziamento del personale. In questo caso si creerebbe un grosso problema. Il problema già c'è, perché nei fatti già le regioni del nord, alcune regioni del nord, remunerano meglio. Io stesso, Presidente Pagano, ho tanti colleghi che una volta che sono andati Bolzano, Bolzano, dove sta il collega Bolzano, Ozi? Là pagano esatto, bene. colleghi che adesso stanno a A Rovereto, fanno Merano, a i medici, Merano. lavorano lì, non tornano più, non tornano più perché la differenza è troppo grande. Allora, onore al merito ai colleghi del Trentino, dell'Alto Adige, eccetera, però insomma io non credo che la colpa sia dei medici del Sud, ma è semplicemente, insomma. E né possiamo, diciamo, condannare il sistema a un progressivo depauperamento, perché già adesso, attenzione, c'è un problema grande. Oggi abbiamo carenze di medici, ma abbiamo carenze anche di medici soprattutto nelle aree più svantaggiate, nelle aree interne. Abbiamo difficoltà a reperire i medici nei piccoli ospedali e questo fenomeno al sud è drammatico, cioè non riusciamo più a garantire i livelli essenziali di assistenza. Questo è un dato purtroppo politico di cui bisogna tenere conto, con cui faremo i conti nei prossimi anni, soprattutto perché nei prossimi anni ci saranno ancora carenze di medici. Questo secondo me è causato in parte anche dal numero chiuso che è durato per troppo tempo. Ma soprattutto da un difetto di programmazione, soprattutto degli specialisti, perché qui non dobbiamo confondere poi il numero chiuso con il numero degli specialisti, attenzione. Noi avevamo bisogno di specialisti e non abbiamo saputo programmare per tempo questa cosa. C'è stato un difetto di programmazione, adesso stiamo rincorrendo le cose, non vorrei che la pezza fosse peggiore del buco, però fondamentalmente poi c'è un altro fenomeno, che i giovani oggi hanno una mentalità diversa, vanno laddove si possono qualificare meglio professionalmente, laddove le condizioni economiche e sociali sono migliori e addirittura qualche volta spesso vanno all'estero. Non a caso negli ultimi anni abbiamo regalato 40.000 professionisti all'estero. Pensi quanto costa, l'abbiamo detto tante volte, formare un medico, 250.000 euro, abbiamo regalato migliaia di Ferrari, come diceva il nostro Questo è un presidente. problema serio al quale dobbiamo porre rimedio, su questo non v'è dubbio, cioè, i nostri giovani devono rimanere qui, dobbiamo trovare un sistema, una soluzione perché questo accada. Non mi riferisco solo al sud, mi riferisco No, all'Italia. all'Italia. Va bene, io la ringrazio, dottor Grimaldi, abbiamo concluso quindi l'audizione di oggi, ringrazio il ministro Calderoli di essere sempre qui, mi unisco ai ringraziamenti dell'onorevole Cuperlo perché insomma non è di poco conto perché sappiamo quanti impegni ha il ministro Calderoli, oggi è un CDM, è un Consiglio dei Ministri, è un Consiglio d'Europa, ha tante cose, quindi complimenti per il fatto comunque di seguire, di dare peso al ruolo del Parlamento perché noi a questo ci teniamo. Ovviamente quindi ringrazio gli auditi, ringrazio il dottor Grimaldi, ringrazio il dottor Quici e chiudo l'audizione. Grazie, buona proseguimento.